Con la Coppa Italia prenderà ufficialmente il via la stagione sportiva 2020-2021, il prossimo 23 settembre. Quattro le squadre abruzzesi presenti, oltre a Pescara e Teramo, importante vetrina anche per due società di Serie D, Pineto e Notaresco, inserite nel lotto delle nove che rappresentano la quarta serie nazionale. Il Pescara però entrerà in competizione dal secondo turno, affrontando la vincente tra Catania e Notaresco, e dunque la prima ufficiale per la squadra di Massimo Oddo sarà in occasione del debutto in campionato in Serie B tra il 25 e il 27 settembre. Per la Coppa bisognerà attendere il 30 settembre all'Adriatico Cornacchia per il secondo turno. Per il Teramo, prima ufficiale stagionale contro una pari grado, il Piacenza, squadra che lo scorso anno ha disputato il girone B di Serie C, ed è probabile che questo resti l'unico confronto stagionale tra le due squadre, visto che entrambe dovrebbero restare nel raggruppamento dello scorso anno. Il miglior ranking degli emiliani, seppur di poco, fa sì che il match si disputerà al Garilli di Piacenza, gara secca che in caso di parità andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Allenato da Vincenzo Manzo, tecnico emergente con tanta gavetta in Serie D, il Piacenza ha appena messo sotto contratto il centrocampista Antonio Palma, visto a Teramo nella stagione 2015-2016 con appena 8 presenze ma 3 reti segnate, di cui 2 in Coppa. La vincente di Piacenza-Teramo se la vedrà con la Regina, neopromossa in Serie B. Al Garilli, Teramo vincente 0-3 ma contro la pro Piacenza nel 2015 con Donnarumma e la Padula sugli scudi. Come detto, ci sarà il Pescara per la vincente di Catania Notaresco, abbinamento di prestigio per la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, trasferta lunga ma sul campo, il Massimino, di una delle squadre più blasonate della C, per quanto nel bel mezzo di difficoltà societarie e di un farraginoso cambio di proprietà. In panchina un nuovo allenatore, l'ex potenza Giuseppe Raffaele, e poi elementi di grande esperienza quali Curiale, Mazzarani, Dall'Olio, Zanchi, Calapai, l'ex pescarese Pinto e il portiere Furlan. Per Massimo Epifani l'occasione per testare la sostanza della sua squadra e, perché no, sognare di sfidare al turno successivo il suo Pescara. Altra lunga trasferta è quella che attende il Pineto di Daniela Maulo allo stadio Lino Turina di Salò contro la Feralpi, club di Serie C che non ha il medesimo blasone e la medesima storia del Catania, ma che da anni allestisce compagini ambiziose e ricche di talento. In estate ha perso il bomber Andrea Caracciolo, l'airone è andato alle Lumezzane, in panchina è arrivato l'ex tecnico della Triestina Massimo Pavanel, in rosa gli ex Pescara Vittorini e Bacchetti, l'ex teramano Carraro e l'ex lanciano e l'Aquila Ceccarelli, e poi attaccanti di sostanza come Guidetti e Miracoli. La vincente se la vedrà nel secondo turno con il Lecce.